Buongiorno, stamattina ci troviamo a Carazei, nel cuore delle Dolomiti, in Val di Fassa. E qui mi trovo all'incrocio, da quella parte si sale verso il passo Sella Bordoi, da questa parte si va verso il passo Fedaia, versante Carazei, dove andiamo noi. A dopo! E appena usciti da Alba si trova questa bella fontana. La salita inizia dolce, sale a un 4% usciti da Alba di Carazei. Questo versante non è particolarmente difficile, sono circa 14 km e sui 600 metri di dislivello. La salita nei primi chilometri sale facile, 5-6%, 7%, decisamente fattibile. Ci arrivati a passo Fedaia e anche qui ci siamo arrivati. Scesi da Fedaia e ora si sale verso il passo Sella. Si va! In Sella sono circa 13 km, circa 800 metri di dislivello scarsi. All'inizio è una salita abbastanza pedalabile, 6-7%, e poi è la stessa strada del Bordoi fino a quando non si incontrerà l'incrocio, dove a destra si andrà a Bordoi e a sinistra si salirà al Sella, e quella
sarà anche la parte più dura. E noi si va. Quarto tornante. Ma oh, guardate che meraviglia. Qui siamo all'hotel rifugio del Lupo Bianco, dove la strada spiana. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Eccoci arrivati all'incrocio a sinistra, qui si va al Sella, di qua si va al Pordoi e da questo punto mancano ancora 6 km per il Sella e 6 per il Pordoi. E da questo punto il Sella è duro, ci saranno anche punte al 12%. C'è da considerare che nel 98 Marco Pantani per scalare il Sella ci mise meno di 30 minuti. Se consideriamo che un buon amatore, una persona insomma con delle ottime prestazioni, se sviluppa 1200 VAM ci mette 40 minuti, Marco Pantani l'ha fatto con 24 di media. Ma io che giro. Eccoci arrivati anche al passo Sella, pure qua amore ci siamo arrivati, e qua è sempre tanta roba. Grazie a me che ti ho spinto, sì, grazie a questo signore che mi ha fatto che ci ha fatto a me e a Mario l'andatura. Se non era lui che spingeva. Sì. Eccoci qua ragazzi. Il passo Sella non necessita di alcuna parola. Guardate che meraviglia, che spettacolo. E eccoci scesi dal passo Sella, abbiamo appena superato l'incrocio e ora saliamo al passo Pordoi. Si va. Eccoci arrivati anche sul passo Pordoi, 2239 metri. Eccoci al passo Pordoi. Beh, passo Pordoi è il cuore del ciclismo, questa salita di Fausto Coppi. Infatti c'è la sua statua qua sul passo. Guardate che meraviglia, quello è Sas Pordoi. Non è poca cosa. E qui sul passo Pordoi abbiamo anche la bicicletta di Simoni. Eccolo qua. Che lo scalò diverse volte nella sua carriera. E noi per oggi ci possiamo sentire soddisfatti. Abbiamo fatto il Fedaia, il Sella, il Pordoi. Insomma, ora scendiamo a Canazei. Magari oggi pizza, perché ce la siamo meritata. E si ritorna. Guardate qui che spettacolo meraviglioso. Guardate che posto. Sicuramente il Pordoi non è fra le salite più impegnative della zona, però c'è un paesaggio, si vede il gruppo Sella, la Marmolada, il Sas Pordoi, è una cosa esagerata. Va bene, si va. E dopo la fatica, il meritato premio